Reduce dal meeting di Rimini, che ha ospitato tutti i leader politici italiani, Matteo Salvini, segretario federale della Lega Nord, è arrivato a fine serata a Giulianova, dove al Nuova Vita Beach ha incontrato amministratori e simpatizzanti abruzzesi. Ad accoglierlo il sindaco leghista del comune di Vierasco, Ivan Costantini, insieme al coordinatore regionale abruzzese della Lega, Luigi Deramo, e Vincenzo D'Incecco, capogruppo alla regione, entrambi candidati in questa tornata elettorale, rispettivamente alla Camera e al Senato. Salvini, prima di concedersi al suo pubblico plaudente, ha incontrato la stampa rispondendo a domande sull'economia dell'Abruzzo, la linea politica della Lega sulla guerra, la litigiosità della coalizione di centrodestra nei territori. Proponiamo quello che in parte abbiamo già fatto, la flat tax, la tassa piatta semplice al 15% da estendere ai 2 milioni di partita IVA che già oggi ce l'hanno, alle imprese e alle famiglie, ovviamente a partire da chi guadagna di meno e fattura di meno, l'azzeramento della legge Fornero che manda in pensione 1 milione di lavoratrici e lavoratori nei prossimi anni e permette alle aziende di assumere lavoratori giovani, la pace fiscale, la rottamazione delle cartelle dell'Agenzia delle Entrate e la revisione del reddito di cittadinanza. La Lega ha votato in Italia e in Europa qualunque tipo di aiuto all'Ucraina. Semplicemente dopo mesi di sanzioni i numeri dicono che non stanno fermando la guerra e non stanno mettendo in ginocchio la Russia. E quindi io faccio qualcosa che serve, anzi sono le imprese italiane che rischiano di pagare queste sanzioni, quindi sarebbe il primo caso nella storia in cui quello che viene sanzionato ci guadagna e quello che mette le sanzioni ci perde. Bisogna provare in tutti i modi a fermare questa guerra. Cosa da dire ai gestori degli stabilimenti? Che con i decreti attuativi che farà il nuovo governo si possono tutelare tutti. Se si stabilisce il valore aziendale congruo per ogni balneare che volesse lasciare il posto e si stabilisce la prelazione per chi campa di questo lavoro, abbiamo reso un ottimo servizio a 30.000 aziende. Il centrodestra è compatto, governa 14 regioni su 20, a sinistra queste politiche, ho perso il conto di quanti candidati abbiano. Noi facciamo della compattezza e dell'unione un nostro valore aggiunto. Sin dal primo pomeriggio le forze dell'ordine, in particolare la Digos, hanno presidiato il lungomare Zara di Giulianova per evitare incidenti e proteste pericolose, dopo che due giorni fa era apparso proprio davanti al Nuova Vita uno striscione offensivo nei confronti del leader leghista. Ma il colpo di scena c'è stato e come, a sorpresa, a traffico bloccato, proprio sul lungomare è transitato il trenino turistico che non trasportava bambini, ma decine di dissidenti che hanno urlato di tutto. La Lega ha scelto candidati abruzzesi per questa tornata elettorale, una cosa particolare. L'onorevole Deramo, che è anche coordinatore regionale, ha sempre tenuto informati i coordinatori provinciali, ha sempre voluto delle scelte territoriali, ha sempre fatto dei ragionamenti logici insieme a noi, ma soprattutto insieme a Matteo Salvini, che dobbiamo ringraziare perché lui non mette catapultati come hanno fatto altri partiti, e l'Abruzzo avrà una sua realtà, avrà una sua rappresentanza e avrà degli amministratori sicuramente che potranno fare il bene del nostro territorio. Dovrà coinvolgere tutti.